non so dire neanche IA, non so chi mi ha aiutato, un po' lo scrivevo, me l'avevo scrivevano come si pronuncia, facevo il disegnino, un po' leggevo, non so se giravo in macchina, facevo finta di guardare dallo specchietto, però leggevo la battuta, gli attori sto prestati, ma ho fatto il film, mi hanno proposto di fare il seguito, però siccome il neurologo che cura, vabbè, insomma il neurologo mi ha detto no, Lino, se devi stare fuori 4-5 giorni, 6 giorni va bene, ma nelle condizioni in cui è tua moglie, se devi stare fuori un mese, due mesi, poi c'è pericolo che torni e non ti riconosce, dicono rinuncio. E ho rinunciato a un film da protagonista, già col successo del primo film che andò benissimo e incassò pure molto, e aveva un titolo lunghissimo, sto carrazzo, ma non capisco, si pronuncia Maria. Vai. Sì, salve, buonasera. Volevo chiedere un ricordo che ha di Paolo Villaggio e nei film che ha girato con lui, tipo Fracchia, Scuola di Ladri, I Pompieri, un aneddoto curioso. Grazie. Un ricordo, un aneddoto con Paolo Villaggio. Ah, beh, proprio Paolo, devo dire, anche a lui mi ha dedicato, è stato per me un applauso, è un uomo. Paolo aveva tutti i difetti del mondo, un cialtrone, mangiava delle porcherie, dopo che aveva mangiato, non so, tutto un pasto alla fine, mangiava il cioccolato insieme agli spaghetti, una cosa schifo, no, non arrivava mai agli appuntamenti, era. Però nella vita non ha mai avuto invidia di un attore che faceva ridere più di lui. Quando girai la scena famosa di quello che cantava la canzone, io faccio continua, continua, e me la sono inventato io, se voi ci fate caso, questo ragazzo che faceva, ragazzo, uomo che faceva il generico con la chitarra, ha guardato sopra di me, cioè io stavo a questa altezza più o meno, ma guardava il regista per dire, nei parenti, per dire che devo fare, mi dice di continua, continua, devo continuare, e c'era dietro di me Paolo Villaggio, protagonista, perché Fracchia era lui, non io, io facevo il commissario, e nei parenti che hanno detto a quello con la chitarra, se ti dice così vai, e lui, quello ha continuato. Quindi Paolo, devo dire, tutti i difetti aveva, ma quello non era geloso di niente, l'ho sempre ringraziato per questo spazio che lasciava. Ecco.